Risolviamo ora i primi 5 quesiti delle prove Invalsi della terza media dell'anno 2013-2014. Allora, conviene avere intanto tutto il fascicolo assegnato e quindi fate una stampa di quello e vediamo insieme quindi a 5 quesiti alla volta la risoluzione delle prove Invalsi. Allora, oggi cominciamo dai primi 5. Allora, il primo chiede, 4 amiche devono eseguire la seguente moltiplicazione, 25 per meno 30. Per trovare il risultato, ognuna svolge il calcolo in modo diverso. Anina, 25 per meno 3 per 10. Beatrice, 25 per 3 per meno 10. Carla, 25 per meno 3 più 25 per 10. E Denise, 20 per meno 30 più 5 per meno 30. La domanda è, chi ha svolto il calcolo in modo non corretto? Allora, analizziamo le varie risposte. La prima, se notate, meno 30 è meno 3 per 10 e quindi 25 per meno 3 per 10 torna il risultato di partenza. La seconda, sempre il 30 si può scrivere anche come 3 per meno 10, quindi 25 per 3 per meno 10 mi dà sempre il risultato di partenza. La terza, 25 per meno 3 più 25 per 10, se uno osserva, raccogliendo il 25, risulterebbe 25 per meno 3 più 10, vale a dire 25 per 7. E che cosa si osserva? Che non è uguale al risultato che viene fuori dal testo di partenza. Andiamo a vedere l'ultimo, 20 per meno 30 più 5 per meno 30 è proprio 25 per meno 30 e quindi abbiamo il risultato di partenza. Quindi quello sbagliato è sicuramente quello di Carla. Bene? Allora andiamo a vedere adesso il quesito 2. Lo leggo anche, una fabbrica produce 1000 lampadine, di cui 30 difettose, ne vende 100 e tra queste ce ne sono 12 difettose. Se si sceglie a caso una lampadina tra quelle rimaste da vendere, qual è la probabilità che sia difettosa? Allora, quelle rimaste da vendere, se ne sono vendute 100, rimaste sono 900. Le difettose erano 12 nelle 100, quindi 30 meno 12 fa 18. E quindi se noi vogliamo la probabilità di trovare una lampadina difettosa tra le rimanenti, che sono 900, basta fare 18 fratto 900. Tutti gli altri risultati sono sbagliati, quindi basta mettere una crocetta sul A. Andiamo a vedere D3, era troppo lunga da scrivere, quindi ho ancora il testo da leggere. Allora, la famiglia Rossi, composta da due adulti e due bambini di 3 e 5 anni, deve noleggiare un'automobile per una settimana. Cerca su internet e trova le seguenti offerte, che sono esposte nel foglio, quindi è per quello che dovete avere la stampa, perché così almeno sintetizziamo un attimo. Allora, la domanda A. La famiglia Rossi decide di noleggiare un'automobile modello economico e quindi ci sono tre modelli, c'è il modello City Car, modello economica e modello automatico. Siccome decide di noleggiare il modello economico con GPS e seggiolini per i bambini, quindi si guarda nella colonna modello economico, si vede il prezzo per una settimana che è 213,24. Il GPS è 15,40 euro al giorno e i seggiolini per i bambini 7,30 euro al giorno. Il resto, portasci e assicurazione aggiuntiva, non lo prendono, quindi la spesa è dovuta a queste tre voci. Cerchia sulla tabella, quindi bisogna cerchiare il prezzo per una settimana, il GPS 15,40 e il 7,30 che è il seggiolino per un bambino. Chiaro, però chiede quanto spende la famiglia Rossi per il noleggio dei seggiolini. Siccome i bambini erano due, quindi 7,30 per 2 è 14,60 per una settimana, quindi per 7 giorni. E la risposta quindi è 102,20 euro.
Bene, passiamo al quesito 4. Una scatola a forma di parallelepipedo, te la leggo, ha quattro facce rettangolari uguali di dimensioni 6 cm e 10 cm, quindi quattro rettangoli di queste dimensioni. Indica con una crocetta se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. La prima affermazione dice: le altre due facce possono essere due quadrati di 6 cm per 6 cm. Effettivamente, se il lato di base è 6 per i vari 4 rettangoli che abbiamo del parallelepipedo, allora la base è un quadrato di 6x6 e quindi questo è vero. Le altre due facce possono essere un quadrato di 6x6 e un rettangolo di 6x10. Questo non può essere perché noi abbiamo tutti i rettangoli che sono uguali e il quadrato di base non può essere uguale a un rettangolo nell'altra base, siccome la figura è un parallelepipedo e ha le due basi che sono uguali. Quindi questo è falso. Le altre due facce possono essere un quadrato di 10x10 e un rettangolo di 6x10, la stessa cosa che abbiamo appena detto, quindi per la risposta B, e quindi è falso. Le altre due facce possono essere due quadrati di 10x10, sì, se il lato di base dei rettangoli considerati come facce del parallelepipedo è 10, allora le due basi saranno due quadrati che hanno lato 10x10, e quindi questa è vera. Passiamo al quesito D5, che riguarda quindi due candele di cera che sono rappresentate in figura, alte entrambe 30 cm. Vengono messe in un portacandela in posizione verticale e accese. La candela A si accorcia di 0,5 cm ogni 3 minuti, mentre la candela B si accorcia di 0,5 cm ogni minuto. Dopo 10 minuti, di quanto si saranno accorciate le due candele? Allora, noi abbiamo la risposta A, candela A circa 1,6 cm, candela B 5 cm. Allora, noi sappiamo che la B si accorcia di 0,5 ogni minuto. Essendo 10 minuti, 0,5 per 10 fa 5 cm. Quindi è l'unica risposta dove la candela B è 5 cm e andiamo a confermare con la candela A. La candela A è, c'è scritto, circa 1,6 cm perché 3 minuti nel 10 ci sta 3 volte, quindi 3 per 1,5 per 0,5 viene 1,5, quindi circa 1,6 cm perché c'è un minuto in più. Andiamo a vedere l'altra. Quale delle seguenti formule esprime l'altezza, adesso L in centimetri, della candela B al variare del numero n di minuti? Vale a dire, ogni minuto abbiamo detto che si accorcia di 0,5 cm. È alta, abbiamo detto, 30 cm. Quindi guardiamo tra le varie risposte, è 30 meno 0,5 per n. N è il numero dei minuti, quindi se abbiamo i 10 minuti di prima, 10 per 0,5 si accorciava di 5, abbiamo detto, centimetri, 30 meno 5, quindi farebbe 25, calcolando con N uguale a 10. Se invece N è variabile, bisogna scriverlo in questo modo, quindi 30 meno 0,5 per il numero dei minuti che passano. Grazie.